Buongiorno, sono Marco Lucignano, lo chef del Lido Pennatio. Oggi presenteremo una ricetta con un mezzo pacchero magno che andremo a fare con un porcino semi dry e uno in polvere, quindi un porcino in doppia consistenza, e andremo a chiudere poi con dei fiocchetti di burrata e un crudo di gamberi, e metteremo il croccante a chiusura di questi tarallini alle alghe, dei crostini, sempre magno. Iniziamo col primo passaggio, saliamo l'acqua. Prima cosa andiamo a mettere giù i nostri mezzi paccheri, che hanno dai 12 ai 14 minuti di cottura. Andiamo a preparare la nostra salsa. Olio extravergine. Andiamo a prendere uno spicchio d'aglio. Mettiamo soltanto un gambetto di prezzemolo, mai le foglie che si ossidano e diventano amare, la salsa risulterà amara. Poi prendiamo i nostri porcini che abbiamo precedentemente messo a mollo, facciamo un taglio molto grossolano, una julienne ma molto grossolana. Ecco qua. Quando l'olio è caldo e hanno rilasciato i sapori, l'aglio e il gambo del prezzemolo, possiamo già eliminarli. Iniziamo a padellare i nostri porcini. Lasciamo andare un po', facciamo una leggera tostatura. La particolarità di questo piatto è che andiamo ad adoperare la polvere che oggi si utilizza di solito a chiusura del piatto, andiamo a mettere nella fase di tostatura dei porcini che abbiamo reidratato, non molta, come un dosaggio per una porzione, come un cucchiaino da caffè, e andiamo a bagnare con un poco d'acqua di cottura che già sta rilasciando un po' d'amido. Andiamo a creare la nostra salsetta. Andiamo a pulire i nostri gamberi, togliamo le teste. Adesso per questa ricetta mi occorre solo la polpa, solo il frutto del gambero, ma di solito carapace, teste sono la parte principale dove c'è il sapore, vengono utilizzati per bisque, quindi consiglio sempre a casa di non buttare mai nulla. Togliamo l'intestino, togliamo il nostro gambero. Come preferiamo, non c'è una logica, io lo taglio in quattro parti. Lo metto in una ciotolina, andiamo a condire con un poco d'olio extra magno, una bella grattata di limone, corregge d'acidità, non guasta, io adoro pure il lime, e un pizzico di sale, preferibilmente se abbiamo anche fior di sale, sale Maldon ancora meglio, e lasciamo così, diciamo, in marinatura che prende sapore. La nostra salsa nel frattempo va avanti. A cottura quasi ultimata, naturalmente con la pasta ancora però al dente, andiamo a mettere nella nostra salsa dei porcini, ancora un po' duretta in modo che fuoriesca tutto l'amido per andare a creare la nostra salsetta un pochino più cremosa, più corposa. In questa fase mettiamo giusto un filo d'olio a crudo in modo tale da creare l'emulsione, avere una cremina. Diciamo quasi. Io la lascerei molto al naturale, la salsa di porcini. Al fuoco. Procediamo per l'impiattamento.
piccoli fiocchetti di burrata sparsi un po' su tutto il piatto, in modo tale da prendere un po' tutti i sapori ovunque. Andiamo con i gamberi che abbiamo precedentemente condito con limone e un filo d'olio magno, crudo naturalmente. Poi abbiamo il nostro crostino magno alle alghe, molto buono, che abbiamo tagliuzzato a coltello semplicemente e darà la nostra nota croccante al piatto. Abbiamo giusto un po' di colore, qualche fogliolina di mentuccia fresca, un filo d'olio e il piatto è pronto.